Tutte le persone reagiscono ugualmente all'ipnosi. Si può dire che l'ipnosi è un rapporto molto particolare fra l'ipnoterapeuta e il paziente. Direi che non esiste una ipnosi, ma esiste ipnosi fatta sempre per paziente, perché ciascuno di noi è diverso e bisogna sempre adeguare, penso che un buon terapeuta deve sempre adeguare il trattamento al paziente, parlare il suo linguaggio, entrare nel suo mondo, capire. Poi sicuramente dipende moltissimo dalla questione dell'età, dall'eredità, dall'elasticità psichica, come la persona corrisponde all'ipnosi, all'azione ipnotica. La cosa fondamentale è la qualità del rapporto umano che si crea fra il paziente e il terapeuta, perché da questo poi viene la fiducia e la fiducia apre la possibilità per entrare in una trance molto profonda. E in questa trance, appunto, la persona è talmente sensibile che le parole, o per esempio l'energia delle mani, riceve in un modo molto più forte che nello stato ordinario.